Finito il Napoli, ragazzi, è finito 0-0 in casa della Stella Rossa di Belgrado. Il Napoli non va oltre lo 0-0. Bah, allora, dico la verità, io mi aspettavo un pochino di più. Rosico anche perché sulla schedina avevo messo 2, vi dico la verità. Però al di là di questo, io poi ve l'ho sempre detto, in Europa tifo sempre le italiane. Io godo a vedere magari l'Inter che zittisce, zittisce, anzi, parliamo italiano, gli inglesi, e quindi godo. Oggi mi aspettavo un pochino di più dal Napoli. Ora, attenzione, parliamoci chiaro. Il Napoli ha fatto tutto quello che doveva fare per cercare di vincere questa partita. Ha spinto dove doveva spingere, ha toccato le corde che doveva toccare per cercare di vincere la gara. Forse è stata poco concreta sotto porta. Forse questo sì, forse poco concreta sotto porta. Però diciamo anche, ragazzi, che però diciamo anche che gli si può di poco, perché comunque ci ha provato. Ora la squadra si sta conoscendo. Ancelotti ha fatto veramente di tutto per far vincere il Napoli. Non era facile, non era facile a Belgrado, nell'inferno di Belgrado. Certo è che poi se c'hai le qualità superiori, se riesci a imbroccare la serata giusta, vedi l'Atalanta al Sarajevo, gliene vai 7, 8, 9 e tutti a casa. La Stella Rossa non è così scarsa, non è scarsa come il Sarajevo, la Stella Rossa si è dimostrata una buona squadra. Ma aspettavo, vi dico, leggermente di più dal Napoli, mi aspettavo leggermente di più. Mi è piaciuto tanto, 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 tanto Insigne, ragazzi, Insigne veramente stasera sembrava dopato. Insigne faceva il terzino destro, faceva l'esterno destro, faceva l'esterno sinistro, il terzino sinistro, il trequartista, la punta. Mancava solo che Insigne prendesse il pallone, crossasse e colpisse lui di testa, fra l'altro alto 1,50 m, ha fatto veramente tutto lui, la sentiva tantissimo. Comunque, al di là di tutto, è uno 0-0 che forse non ci sta più, perché guardando il risultato delle altre, perché il Paris Saint-Germain a Liverpool crolla, perde 3-2 in rimonta, se non sbaglio, perde 3-2, poi ho visto il Napoli, non ho visto il Liverpool, però perde 3-2 il Paris Saint-Germain. Liverpool che va a 3 punti, Napoli Stella Rossa 1. Ribadisco, perdere, sì, perde, pareggiare lì ci sta, può capitare, però se poi vai a guardare il calendario, se poi vai a guardare le altre, diciamo che forse sfondare il muro della Stella Rossa, del Crvena Zvezda, come si dice, sarebbe stato meglio. Comunque, al di là di questo, io vi dico, in realtà a me il Napoli non dispiace. Io penso che se la giocherà, non dico alla pari con il Paris Saint-Germain, però un attimino sotto, e poi alla pari con il Liverpool. E vi dico, se il Liverpool è riuscito a vincere in casa contro il Paris Saint-Germain, anche il Napoli, per quanto mi riguarda, può fare lo stesso. Anche il Napoli può provare a portare a casa l'intera posta in palio in casa contro il Paris Saint-Germain. Poi ovviamente i punti che il Napoli dovrà fare quali sono, raga? Tutti e tre quelli in casa, col Paris Saint-Germain, con il Liverpool e con la Stella Rossa. Perdere lì ci sta, alla fine chiuderesti con 10 punti, che significherebbe forse, perché poi ci stanno alcune eventualità, passaggio del turno. Però al di là di questo, i complimenti al Napoli per quanto mi riguarda vanno fatti. Poi io oggi, vi dico la verità, mi aspettavo qualcosina di più, mi aspettavo forse che il Napoli riuscisse a sbloccarla. Però è così queste partite. Ovviamente la Stella Rossa si è chiusa dietro, ovviamente la Stella Rossa ha fatto un gioco difensivista, cercando appunto di chiudere soprattutto il centro del campo, non a centro, proprio il centro del campo. Infatti, chiudendo il centro del campo, il Napoli spesso si è trovato bloccato e andava sempre a dare il pallone a Insigne, che comunque c'era sempre un muro davanti. Però al di là di questo, il Napoli comunque la sua partita l'ha fatta. Gli è mancato il gol, gli è mancato il gol, che poi alla fine gira che ti rigira è la cosa un pochino più importante. Fatemi sapere la vostra in un commento qua sotto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, mi piace, vi è piaciuto, dislike se invece non vi è piaciuto affatto, ma fatemi sapere il perché. Iscriviti, mi raccomando, se non l'hai fatto. Buon shalalalene come sempre, ci vediamo ad un prossimo video.